L'OPC androgenetica quadro patologico che noi possiamo trovare prevalentemente nel maschio soprattutto giovane, quindi abbiamo dei quadri molto importanti anche in ragazzi molto giovani, 17, 18, 19 anni, oppure un quadro che si evidenzia nella donna soprattutto dopo la menopausa. I capelli vanno lentamente ma perdendo volume fino a diventare dei vellus e poi a scomparire, con ovviamente un grosso danno al di là di un individuo con una forte autostima per quello che è l'immagine del soggetto. Quindi si va proprio ad intaccare quello che è il vissuto di perdita di una persona. È una situazione che a oggi può essere, se non completamente curata, perché non vogliamo dare delle false speranze, può essere ben antagonizzata con un farmaco come la finasteride, che appunto è un farmaco un po' troppo demonizzato dai media. Io trovo che i dermatologi, che si occupano soprattutto di tricologia come me, dovrebbero andare diffondendo quelle che sono le notizie vere che noi abbiamo sul farmaco e lasciar poi decidere ai pazienti se assumerlo o non assumerlo. Però non è giusto che le persone si facciano condizionare da quello che vanno leggendo su internet e non ascoltino o siano sordi nei confronti di uno specialista che utilizza il farmaco da circa 30 anni e quindi ha visto molte persone assumerlo, ha seguito la loro vita, ha seguito i loro quadri clinici, non ha visto comparire effetti collaterali, non ha visto avere sequele nell'ambito di tutta una vita.